Sei in attacca bianca sotto l'altro profilo, siccome hai parlato delle persone gay, delle persone trans, sei stato anche al Cosenza Pride e si può dire in capo al corteo, hai manifestato con la tua carrozzina, quindi tu sei stato lì malgrado qualcuno non ci fosse stato, quindi non c'è un limite, cioè se una cosa uno la desidera e la vuole, la riesce a fare. Diciamo che il Pride è stato una delle giornate più divertenti di quest'anno, che ormai è alla fine, e io ci ho tenuto molto ad essere presente perché sono molto vicino ai fratelli omosessuali, che è LGBTQ, e mi è piaciuto molto perché ho conosciuto tante persone omosessuali, trans, lesbiche, che non conoscevo, e ho apprezzato molto la loro onestà intellettuale, la loro sincerità, e poi non ho visto nulla di osceno. Sono tutto una manifestazione molto composta. C'erano molte famiglie arcobaleno che famiglie allargate, e me molto sono trovato a mio agio tra di loro. A questo punto io vorrei tornare un attimo al tema iniziale, ovvero al prossimo 8 settembre, giornata nella quale tu, insieme ad altre persone, svolgerai questo seminario sull'affettività delle persone disabili e tra i partecipanti, tra i relatori, ci sarà Nunzia Coppedè, che ha scritto un libro qualche anno fa, si chiama proprio Il fiore oscuro, Sessualità e disabili. Nunzia invece è presidente della Fish Calabria, giusto? Certo, sì. Lei è la mia presidente, che è stato, grazie a lei, che è stato inserito nel programma di quest'anno della FISH la realizzazione di uno o più seminari su questo tema. A questo punto mi piacerebbe anche chiederti un'altra cosa. So che ci sarà in questo seminario la partecipazione del professor Paolo Valeri, Paolo Valerio, sì, sempre dell'Università Federico II di Napoli, che poi è stato presente al convegno di qualche mese fa, organizzato sempre a Lamezia, a tematica LGBT. Il professore da anni, diciamo, si occupa sia di sessualità quanto di omosessualità e comunque sia si parla spesso di gender, si parla impropriamente, si parla di gender. Lui, come mai hai deciso di invitarlo e come mai la scelta è caduta proprio su di lui? L'ho invitato, innanzitutto non lo conoscevo, l'ho conosciuto a questo convegno che hai detto tu sul mondo LGBTQ, l'ho conosciuto il giorno prima del Pride di Cosenza, l'ho conosciuto e nel suo intervento quel giorno ha parlato pure di sessualità e disabilità. Io ho colto subito l'occasione, mi sono fatto lasciare il numero di telefono, che dopo essermelo studiato su internet l'ho contattato, ci siamo parlati e ci siamo piaciuti subito, che mi ha detto che mi mandava subito un libro che ha scritto lui proprio sull'affettività, la disabilità e le famiglie. Mi ha subito spedito questo libro che sto leggendo in prossimità del convegno, ed è molto interessante perché in modo esperto dice quello che cerco di dire io, in altre parole. Diciamo che la sua è una visione sicuramente più accademica e più professionale e quindi il suo libro, diciamo, tende a sviscerare quello che è un tabù, perché non se ne parla, ripeto, non se ne parla e quando se ne è parlato in maniera trasversale sia della sessualità che dell'affettività delle persone disabili. Tu, l'8 settembre, secondo me, fai una cosa pionieristica perché parlarne al sud, parlarne a Lamezia, parlarne adesso. E casca secondo me a fagiolo, è giusto. Poi tu hai detto che lo fai per una tua scelta perché tu giustamente lo desideri, però io penso che sia anche un desiderio di altri. Poi io non voglio svelare chi sarà presente al convegno perché invito le persone a venire numerosi al Gran Hotel Lamezia l'8 di settembre, mi pare che è di pomeriggio. Sì, alle 16:30
Inizierei e poi finiremo verso le 7. È previsto pure una serie di testimonianze di chi vorrà farne quel giorno. Noi diamo gli stimoli con i relatori, ma poi i veri protagonisti sono le persone con disabilità e non che verranno al convegno. Noi daremo la parola a chi vorrà farlo e sarà quella la parte non più interessante, la parte più vera di tutta la manifestazione, la parte real, si può dire. Sì, anche perché possiamo leggerlo pure sui libri, possiamo vederlo pure in TV, su qualche documentario, perché ci sono su YouTube, però alla fine ci sono le persone, ci sono le famiglie, ci sono le esperienze personali e reali di chi magari si sente escluso da una parte della vita e invece vorrebbe vedersi incluso perché è suo diritto. Sì, è vero. Poi ho avuto pure un'esperienza già su questi temi, che nel mese di gennaio è stato organizzato dai miei amici del blog Manifest, che sono anche gli amici che hanno curato la comunicazione di questo convegno, che sono i miei amici Valeria e Domenico D'Agostino, che sono fratelli e sorelle, che si occupano di cultura in questa città, anche se è molto difficile per loro farlo, che con la cultura si guadagna poco, però loro cercano di fare la loro parte. Abbiamo organizzato. Verranno, dai. Se no, scusa, facciamo una bella cosa. Lo sai cosa facevano? Ci sono tutti quelli di fronte alla stazione. Ci mettiamo fuori e li chiamiamo dentro, gli diciamo che regalano qualcosa, come diceva un amico mio, ma si mangia qualcosa, regaliamo qualcosa, gli diciamo questa maglietta qua la diamo a 15 euro. Però se la dai a 15 euro contribuisci a cosa? La sessualità delle persone con disabilità. Così però la diamo come dici, io ti do la maglietta e tu mi dai una cosa in cambio. Non si può fare questa cosa, sai? Tagliamo, questa la tagliamo. Però comunque possiamo dirlo, per sostenere le attività ai seminari che ci saranno magari dall'8 settembre in poi, organizzati dalla Fish Calabria, ci sono queste bellissime magliette che sono state donate a te da quale artista? Da Simona Ponzulla, che è una mia amica artista che merita di essere conosciuta in Calabria, non so. Poi ha fatto un bellissimo disegno, ha disegnato un arcobaleno e non mi fermo qua perché se dico la parola arcobaleno qualcuno potrebbe dire LGBTQ e va bene la cosa. E poi ha disegnato una sedia a rotelle con una ragazza, sì, che si arrampica sulla persona, diciamo, seduta in carrozzina. Ci dobbiamo aspettare questo dal tuo Speriamo di sì. 8 settembre 2017, ore 16:30, Grand Hotel Lamezia, tutti insieme per un convegno sull'affettività e le persone con disabilità. Anzi, non è un convegno, lui mi ha bacchettato già 2 volte, è un seminario.